Di questa curva ora si chiede in genere la descrizione del sostegno e il calcolo, diciamo, corretto oppure approssimato della lunghezza. Allora, per quanto riguarda la descrizione del sostegno, questa è una curva a valore in R3. Allora, ignoriamo da prima la T, cioè consideriamo le prime due coordinate. Andiamo a vedere, anche perché l'effetto della T è chiaro, cioè se T è il tempo, la terza coordinata avanza linearmente. Invece la X e la Y, no? Come sono fatte? Sono e alla meno allora, questo quando avete una cosa di questo genere, la stessa funzione per il coseno di t, coseno di t, questa funzione rappresenta il modulo e siccome c'è coseno di t e coseno di t, t è la curva, quindi sostanzialmente il diciamo qua abbiamo minimo di t il modulo A quando siamo a 0 vale 1, quando siamo a 2 pi greco vale e alla meno 1, quindi stiamo a 1 su e, quindi abbiamo una cosa così, e poi abbiamo 1 su e quadro, 1 su e cubo, cioè abbiamo una spirale nella quale ogni volta che faccio un giro il rapporto tra questi due bracci è sempre e. Di giri devo fare 5, soltanto che gli ultimi non si riescono a far vedere bene, perché di giri devo fare 5, perché t varia tra 0 e 10 pi greco, ogni 2 pi greco faccio un giro. Quindi immaginate adesso che la z venga lungo fuori, diciamo perpendicolarmente al piano della lavagna, e allora mentre fate questa spirale cosa fate? Non fate altro che avanzare, linearmente, quindi fate un giro e state a 2 pi greco, fate un altro giro e state a 2 pi greco. Gli ultimi giri sono praticamente, diciamo, un movimento semplicemente della Z, perché la X e la Y sono quasi Z, si muovono di volta con la Z. Quindi avete questo fil di ferro che di una volta gira così mentre avanza, dalla seconda e terza volta in poi gira poco poco attorno all'asse Z, però quindi alla fine quale sarà la lunghezza di questa curva? La lunghezza di questa curva sarà molto vicina a 10 pi greco. Allora tenete conto che questa distanza è 1. Nel fare 5 giri voi mi muovete di 10 pi greco, 10 pi greco è più di 30 in questa direzione, e
componenti, non c'è solo la componente Z, però non si sposta di molto rispetto all'asse Z in questa, e quindi alla fine dovremmo calcolare qualcosa che sarà vicino a quella quantità. Rimane da vedere se questo calcolo può essere fatto in maniera esatta, può essere fatto in maniera approssimata. Allora, quindi per quanto riguarda la descrizione del sostegno, azzardare a fare un disegno tridimensionale ci può provare, ma insomma quando ha detto questo è più che sufficiente. Allora, andiamo a calcolare definiti uguale vogliamo fare già una prima stima, ma proprio occhio, questo è più piccolo di 1 più radical 2 e re alla meno t. No, perché quando faccio il quadrato qua c'è, quadrato di questo fa questo e il doppio prodotto non c'è. Mentre qua il quadrato, quando faccio il quadrato di questo c'è il doppio prodotto di questo. Quindi, adesso se vedete, l'integrale tra 0 e 10 di greco di la norma di f che è la lunghezza della mia simpatia, questo è compreso, ovviamente non c'è uguale all'integrale di 1, compreso tra 10 di greco, e è uguale all'integrale tra 0 e 10 di greco della radice di 1 più 2 e alla meno di t, quindi e è meno uguale di 10 di greco più radical 2 per meno e alla meno t calcolato tra 10 di greco e 1, che è all'incirca 10 di greco di radical 2, perché a
e alla meno 10 pi greco e alla meno 30, che fa quasi 0, invece a 0 e alla 0 fa 1, meno con meno davanti diventa più, e quindi diciamo la lunghezza della curva deve essere compresa tra 10 pi greco e 10 pi greco più radicale 2. È vero che radicale 2 non è trascurabile, però prima di tutto la lunghezza della curva è ancora un po' meno di questa quantità. E secondariamente rispetto a 10 pi greco molto molto più piccolo, diciamo siamo a 31 e qualcosa, da 31 a 32. Okay. Questo però non vuol dire che non si possa fare stavolta questa integrale, questo qua su questa integrale si può fare. Abbiamo fissato questi valori, non abbiamo fatto uno sviluppo in serie. Se volessimo calcolare l'integrale in maniera approssimata, sarebbe opportuno fare uno sviluppo in serie. Però, per fare uno sviluppo in serie non è così banale come sembra, perché io dovrei sviluppare radice di 1 più qualcosa che è molto piccolo. Questo è vero che è molto piccolo quando t è grande, però quando t è vicino a 0 questo pezzo vale 2. Ok? Quindi, ma diciamo questa volta lo sviluppo in serie non è necessario, perché l'integrale si può fare. Però ci convenuto almeno aver fissato subito questa disuguaglianza, in maniera tale da sapere che anche per controllare il risultato dell'esercizio, quando andremo a calcolare il risultato dell'esercizio, se non viene tra 10 pi greco e 10 pi greco più radicale 2, vuol dire che abbiamo sbagliato. Ok? Allora andiamo a continuare. Sempre la stessa, componiamo e alla meno t uguale y. E quindi meno e alla meno t del t uguale del y, o se preferite del t uguale a meno dy su y, perché se vi ricordate è la meno di era y. Quindi per girare l'integrale e alla meno 10 pi greco non 1 per la radice 1 e 2
creava meno 20 livelli e 1 della radice di 1 più 2 più 1. Poi dy su y è uguale a du fratto 2. Allora, andiamo a, ricordiamoci semplicemente che adesso che altra sostituzione dobbiamo fare? Andiamo a porre. Vediamo un po', se pongo la radice di 1 più 2 più uguale doppio, non lo so se mi piace tanto perché poi lo troverò, allora 2 più 1 uguale un doppio uguale. Sopra il cancello quello fuori, quindi qua mi viene integrale tra la radice di 1 più 2 che era meno 20 più 3 che è la radice più 3 di doppio fratto di 2 più 4 meno 1 per il 2. Thank you.
che andate a fare il conto, poi è un doppio più 1, meno un doppio più 1, quindi viene 2 fratto 2 più 4 meno 1, 2 più 2 semplice, 1 fratto 2 più 4 meno 1, quindi qui abbiamo, fatto tagli i conti, qui abbiamo l'integrale tra la radice di 1 più 2 per la meno 20 più 3 e la radice da 3 di 1 più 3 fratto più un mezzo per 1 più 3 meno 1 più 1 uguale. Oh, non ci sono problemi perché l'intervallo di integrazione non contiene 1 ovviamente. Tutto si svolge a destra di 1. Andiamo a vedere, quindi vabbè, l'integrale di 1 farà radica 3 meno quella radice là. Sicuramente mi sa che ci sono da dire, perché beh, non è detto, non è detto. Allora, radica 3 meno radice di 1 più 2 per e alla meno 20 di greco, poi ho un mezzo, allora qua ho logaritmo di doppio meno 1 fratto doppio più 1 calcolato tra radica 3 e questa radice 1 più 2 per e alla meno 20. Allora mo bisogna fare a sto punto. Allora, qua si sostituiscono i valori, vediamo un attimo, scriviamoli un po' questi valori da sostituire. Allora, i primi termini lasciamo stare, radica 3 meno radice di 1 più 2 per meno 23 più sorvegliarvi, perché con WhatsApp e cose potete mandare tutto, quindi dovete avere la calcolatrice visiva. Fate circolare la notizia, perché la prima cosa che vi chiederò, spegnete, spegnete il telefonino in mano, se questo è. Allora vediamo un po',
è circa 10 alla meno 27, la radice di questo è circa 1 più la metà di questo, quindi questo è 1 più 10 alla meno 27 fratto 2 circa. Quando vado a fare il logaritmo, sarebbe il logaritmo di a meno 1, viene il logaritmo di circa 10 alla meno 27 e potrebbe, sì, ci potrebbe stare, ci può stare, però non è per nulla facile calcolarlo con la calcolatrice questo valore, perché se voi andate a sostituire a, no? La calcolatrice vi darà 1, quando fate a meno 1 vi darà 0, e quindi il logaritmo lo calcolate, perché è troppo vicino a 1. La calcolatrice non apprezza la differenza, questo a è più vicino ad 1 dell'epsilon macchina. Infatti è errore. Quello che sto dicendo. Eppure diciamo il risultato potrebbe essere giusto, perché se voi farlo in modo approssimato, facciamo qua, giusto per capire se abbiamo abbiamo visto che questo praticamente è 1, ok? Andiamoci a calcolare questi primi tre termini. Radical 3 meno 1, stiamo, questi primi due sono 0,73, calcoliamo prima due cifre decimali. Qua dobbiamo fare radical 3 più 1, e lo metto in memoria. Poi faccio radical 3 meno 1 diviso quello che c'era in memoria, poi faccio il logaritmo e poi lo divido per 2. Se ho fatto bene i conti, questo è circa meno 0,66, meno 0,65, 84, eccetera. Ecco, adesso andiamo a calcolare questo. Se ha qui sopra libero un po' di spazio, andiamo a fare un mezzo logaritmo di 1 più epsilon meno 1 fratto 1 più epsilon più 1. Ok? Ho posto A uguale 1 più epsilon. Allora questo è uguale a un mezzo logaritmo di 1 scusate, epsilon fratto 2 più epsilon. Se preferite, questo è uguale a un mezzo logaritmo di epsilon mezzi per 1 fratto 1 più epsilon uguale, calcoliamo il mezzo per di più di mezzo, per epsilon mezzo per 1 meno epsilon mezzo per di più di epsilon uguale un mezzo logaritmo epsilon mezzi meno epsilon quadro quarti
se vogliamo arrivare alla seconda decimale. Allora, il mio A, abbiamo detto, l'avevo calcolato prima, adesso lo ricalcolo. Allora, A è 20 per 20 per 3 meno esponenziale. Il problema è proprio calcolare epsilon, perché vabbè, diciamo epsilon è questo. Questo è radice di 1 più 2 volte questo, che è circa quello. Tengo il primo tempo, quindi ok, 5 per 10 non meno 28. Allora, questo lo devo dividere per 2. Poi devo fare il momento naturale. Poi devo dividere per 2. E cambiare di segno. Che è più 31 e 76. Uguale circa 31,89. Beh, a più di 10 pi gradi siamo. Quindi probabilmente il conto era corretto. Però avete visto che fare condurre, diciamo, tutto l'integrale sviluppato correttamente fino alla fine, non assicurava il risultato in termini numerici, perché per calcolare, per andare a calcolare, a valutare questa funzione negli estremi di integrazione, abbiamo incontrato un problema. Il problema è calcolare questo valore qua. Che se andate a calcolare con la calcolice è talmente vicino a 1, questa qua è un pezzo grande, per fare questo 63 vuol dire che questo numero, questo, è molto vicino a 0. E quindi questo è molto vicino a 0. Però se lo fate con la calcolatrice, se calcolate A con la calcolatrice vi viene talmente vicino a 1 che quando andate a fare a meno 1 vi dà 0 e poi vi dà 1. E allora dovete approssimarlo. A questo punto uno potrebbe fare qualche ultima considerazione per dire tornando indietro, se non c'è un altro modo per sviluppare direttamente il nostro integrale in modo tale, se mi ricordo bene, il nostro integrale in partenza era integrale tra 0 e 10 di greco della radice quadrata di 1 più 2 volte a meno 2 pi. Giusto? Sì. Ok. Allora, qua cosa si può fare? Beh, questa funzione qui è monotona decrescente, quindi in 0 questa vale in realtà radice di 3,
problema è quindi questa si muove tra radice di 3 e 1. Ok? Tra 3, quello sotto radice si muove tra 3 e 1. Ok? Allora, se voglio sviluppare in maniera da essere sicuro di poter applicare il mi conviene sviluppare intorno a 2. Cioè cosa devo fare? Devo scrivere l'integrale tra 0 e 10 pi greco di radice di 2 più 2 per e alla meno 10 meno 1. Quale motivo? Questa quantità, se la chiamate W, questa quantità è compresa tra più e meno 1. Quindi se portate in realtà fuori il 2, quindi in radical 2, integrale 0, 10 pi greco, radice di 1 più 2 e alla meno 2 meno 1 mezzi, ho messo in evidenza il 2, ho portato fuori della radice. E quindi adesso se questa quantità la chiamate x, usiamo il solito sviluppo di radice di 1 più x. Non è che sia contentissimo di questa roba, perché l'intervallo comunque è abbastanza ampio. Quindi questa roba converge, questa quantità è compresa tra più e meno un mezzo. Quando ne farò il quadrato sarà compresa tra più un quarto e meno un quarto e così via. Quindi questo sviluppo non è che converge velocissimamente, perché purtroppo l'intervallo di integrazione è del tipo 30. È vero che questo è un esponenziale, insomma, come convergenza, però bisogna calcolare parecchi tempi per avere un'approssimazione alla seconda decimale, e quindi anche questa strada non è perfetta, insomma. Vabbè, comunque vedete, il fatto di aver fissato all'inizio quella disuguaglianza, che comunque la lunghezza era banalmente compresa tra 10 pi greco e 10 pi greco più radical 2, quantomeno ci conforta che questa valutazione sia abbastanza vicina a vero. Cioè, ci danno un altro, ci dice che abbiamo fatto bene l'esercizio. Poi, ovviamente, se volete essere, diciamo, dopo aver controllato che appunto l'esercizio stava fatto bene in termini, se volete essere sicuri dello sviluppo fino alla seconda terza decimale, semplicemente dovete tornare indietro in questo sviluppo e essere sicuri, diciamo, farlo un poco meglio e, diciamo, o almeno valutare le approssimazioni che sono state fatte in maniera da essere sicuri che le approssimazioni che sono state fatte non comportino un errore più della seconda decimale. Ok? Va bene. E vabbè, questo esercizio penso che basti e avanzi. Ci siamo dilungati un po' troppo su questo esercizio, forse è il caso di fare una pausa. Piccola pausa.